Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo luogo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, con l'epistolario volume numero 3, che raccoglie un po' tutte le lettere che Padre Pio scriveva alle sue figlie spirituali. Oggi per leggervi una lettera che Padre Pio scrisse il 6 settembre del 1918. Era qui. E tra qualche giorno accadrà qualcosa di splendido per la vita di Padre Pio. Sarà segnato nella carne dai doni del Signore, dalle stimmate. Cosa scriveva ad Erminia Gargani in questo giorno? Ecco, scrive: «Giacché mi dici, mia cara figliuola, che i miei vari scritti sempre ti consolano, io non voglio perdere occasione alcuna di scriverti». E scrive: «Tienila sempre l'anima assisa e riposta avanti a Dio mentre si fanno gli esercizi esteriori, e sollevata ed in moto mentre si fanno quelli interiori, come fanno le api, le quali non volano nel loro alveare mentre fanno le loro operazioni, ma solamente all'uscire da esso. Finché sei tra le faccende esteriori, bisogna che procuri anche allora la tranquillità del cuore e far riposare la tua anima nella dolcezza. Nell'orazione, poi, se ella vuol volare, voli pure e non impedirglielo. Se si vuol muovere, si muova pure, benché in essa ancora la tranquillità e semplice riposo dell'anima a vedere Dio, a volare in Dio, saporeggiare Dio, sia sommamente eccellente. Figliola mia, fa conto assai di questa verità e di questa virtù. Esercita assai il tuo cuore nella dolcezza interiore ed esteriore. Tienilo in tranquillità tra le molteplicità degli affetti che hai. Guardati assai dalle angustie che sono la peste della vita spirituale. E continua a tenere l'anima tua in alto, non riguardando questo mondo per altro che per disprezzarlo, né il tempo che per aspirare all'eternità. Sottoponi poi spesso la tua volontà a quella di Dio, essendo pronta ad adorarla tanto quando ti manderà delle tribolazioni, come al tempo delle consolazioni».